telefonate, richiamiamo il collega che mi introduce. Sono troppo bassa. Non vedete niente, vero? No. Lei la vedete perché è alta, una gnocca pazzesca, io. Niente, non si vede. Bisogna trovare una sedia un po' più alta. Mi attivo? Attivati. Eccomi. Perché io sono alta come lei da seduta. Allora, molto piacere, non abbiamo neanche avuto tempo di conoscerci. No. Io ti conosco come scrittrice, Silvia Vallone, insomma, un mito, bravissima, mezza bolognese, adesso da nozione, qua. Sì. Eh sì, chi arriva qua a studiare poi rimane, no? Peccato non aver studiato qua, perché sarei rimasta volentieri, francamente. Bene. Questa le va bene? Sì, grazie. Magari anche se ne avete due anche per lei. Due? Sì, però troviamo. Sì. Lo troviamo. No, perché non ci vedono al fondo. Ecco, adesso cado. No, è la mia specialità. Ecco, però non è bello così. Va bene, non formalizziamoci. Un pappagallo. Adesso arriva. Bene, non sarà facile per me. No. Cioè, in realtà, no, a me è piaciuto tanto. Vabbè, no, saltiamo tutti convenevoli. Allora, questo per me era il tema, perché il rapporto genitori-figli, secondo me, è davvero il legame più affascinante, più difficile, più complesso nelle nostre vite e da raccontare. E il libro che hai scritto è straordinario, perché è di una sincerità incredibile che io raramente incontro sul tema maternità, e poi scoperchia un tema di cui c'è tanto bisogno di parlare. Quindi io ti ringrazio perché mi hai fatto bene. Madonna. È vero. Ma finiamola qui. Non c'è bisogno di più. Ah, c'è la sedia. Se vuoi inerpicarti anche tu, tu stavi da Dio lì seduta. Ma guarda, io sì, sto bene qui anche perché... Ma mi devi guardare così, non ti do fastidio? No, non sto benissimo. Io di se va bene a voi... Do del fastidio in genere all'umanità. No, va bene. Quindi, non sono chiaramente una presentatrice brava, sono una lettrice appassionata. Ma sei stata anche nella giuria di Sanremo, tu? Sì. Ho fatto cose incredibili. Fantastico. No, e sono molto contenta di conoscerti, posso dirtelo. Dobbiamo farlo in pubblico così, ma sono proprio contenta. Vabbè, ma dopo andiamo a mangiare i passatelli, sì. Poi ce la contiamo. Va bene. Non vedo l'ora. No, ma inizio subito a farti delle domande, sì. Perché poi ne ho veramente tante, ho preso un sacco di appunti. Tu ti racconti davvero senza difese, racconti forse l'esperienza più forte della tua vita, azzardo, sì. Cioè la tua esperienza di genitore, che però appunto racconti davvero, quindi dimentichiamoci l'idillio, la favoletta, la mamma perfetta, i figli perfetti, tutto felice, come ancora ci raccontano la maternità e certo. Poi ci fanno stare male, e tu parti da quello slancio irrazionale, meraviglioso, folle, che è dire adesso io voglio diventare madre, e diventi madre attraverso una strada di cui appunto si parla poco, che è l'affido. Partirei proprio da questo slancio. Sì, guarda, io inizio il libro dicendo che non ho mai avuto questo bisogno fortissimo di maternità, di fare il figlio, di essere incinta. Non abbiamo lesinato, nel senso che abbiamo fatto come tutti, suo figlio non è venuto, ma non avevo in mente di insistere in qualche modo, no? Poi ho avuto tanti avvicinamenti alla realtà dell'affido, perché ho degli amici che lavorano nelle comunità, sono educatori, quindi tante volte ho
sono andata a vedere, li ho aiutati, sono andata a fare degli spettacoli, quindi ero abbastanza vicina a questa realtà qua. E poi io e Davide non eravamo sposati e quindi non potevo neanche iniziare il percorso dell'adozione. Per cui mi sono avvicinata a questa esperienza dell'affido, come dici tu, anche un po' in maniera incosciente, pur sapendo che l'affido è un istituto meraviglioso che però ti dice il bimbo o la bimba in questo momento non può stare nella sua famiglia naturale per mille e uno motivi, vediamo che cosa succede. Nel frattempo, perché questo bambino o bambina non si eviti la comunità per lungo tempo, pensiamo ad una famiglia affidataria che consenta a questo bambino un po' di normalità, di vita normale, comune, come hanno tutti, ma non sappiamo che cosa succederà. Potrebbe ritornare nella famiglia naturale, potrebbe rimanere con te, dipende dal tempo, potrebbe rimanere con te per tanto tempo, potrebbe rimanere con te per poco tempo, potrebbe rimanere con te all'infinito e tu dovrai sempre avere a che fare con la famiglia originaria. Cioè, tante possibilità, è un istituto meraviglioso ma molto complesso, non è una strada dritta, è una strada complicata. Quindi quando tu ti incammini per questo percorso devi sapere che, insomma, non è una strada facilissima, è un po' complessa, però anche la maternità tradizionale è complessa, questa un po' di più, diciamo, perché poi i ragazzini hanno anche a che fare con delle storie pregresse particolarmente complicate con le quali devi fare i conti. Ho deciso di scrivere questo libro perché ci sono delle urgenze nella vita. Io non ho mai parlato di loro, cioè si sapeva che io avevo questi due bambini in affido, adesso sono grandi, non sono neanche più in affido perché compiuto il 18° anno di età smettono di essere in affidamento. Però ho sempre salvaguardato molto la privacy, poi io non sono una mondana, non vado da nessuna parte, sono veramente una befana che sta abbastanza a casa, che non è proprio VIP nel senso classico. E quindi li ho protetti quanto ho potuto quando erano piccoli. Adesso lui ha 24 anni e lei ne ha 26, quindi era come se volessi a un certo punto dire va bene, salviamo i ricordi, mettiamoli sulla carta, raccontiamoli per anche non solo parlare dell'affido, che è questo istituto, ripeto, molto bello, che però si sta perdendo un po' per questo benedetto Covid, un po' perché le famiglie hanno paura, un po' perché ci sono delle difficoltà economiche, quindi ci si rinchiude sempre di più e invece il meccanismo dell'affido è proprio l'apertura del cuore, della casa, degli spazi, del tempo. E seconda cosa, perché mi sta sfinendo questa cosa della famiglia tradizionale che continua a imperversare, io ricevo delle querele come non ci fosse un domani, perché penso che sia, cioè, un po' fuori tempo. Cioè, la famiglia tradizionale è una meraviglia, però ci sono anche altri tipi di famiglie che sono altrettanto importanti e degne di attenzione e vitali, vive, cioè ci sono le famiglie dove ci sono due papà con un bambino, due mamme con un bambino, il genitore affidatario oppure il papà separato, anche fa famiglia anche l'anziana con la badante, quindi ci sono mille modi di essere famiglia e questa è una testimonianza di una famiglia non tradizionale. Sono molto d'accordo con te. Che poi spesso la famiglia tradizionale è una donna da sola a casa, mentre il marito si realizza, lei rinuncia. Quindi, ma ci sono tanti motivi per rivedere questa famiglia tradizionale e soprattutto per porre l'accento, come fai tu, sul vero fondamento. Tu a un certo punto lo scrivi: per fare famiglia c'è una condizione, che è l'amore senza condizioni. Certo, il volersi bene, stare uniti nelle difficoltà, stringere i denti, rilassarsi quando le cose vanno bene, deve essere una cosa morbida,
di gomma piuma, perché tanto gli scossoni si prendono. È un'utopia, è un pensiero strambo pensare che le cose vadano bene sempre, perché lo sappiamo tutti, cioè non è che c'è bisogno di Cacciari e della filosofia, cioè le cose vanno un po' bene, un po' male, un po' bene, un po' male, poi di merda, di merda, di merda, di merda, poi in combinazione anche un po' bene, poi bene, 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 dici, oh, donna, come va bene, prà! Di nuovo merda, 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 cioè è così che va la vita, non è che, per cui succede a tutti, e anche con i ragazzi, penso anche con i ragazzi, con i figli naturali, va bene, 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 poi dopo va male, però questo io l'ho imparato col tempo, che quando va male, poi a un certo punto andrà bene, e quando va bene, devi dire minchia, aiuto, perché fra un po' andrà male. Perché è così, perché non c'è niente che è costante, è proprio un andamento ondivago, no? Va giù, va su, è così. E che soprattutto, lo scrivo anche nel libro, non esistono figli perfetti, né in affido né naturali. Quando sentite quelle mamme di o papà di figli perfetti, non è vero, cioè è magari molto studioso, insomma educato, eccetera. Però anche lui o lei insomma hanno delle fragilità, non ce le... ma non è perfetto neanche il Papa ha preso sberle una cinese, io quando l'ha visto che così ho detto ah ma che meraviglia, è un essere umano anche lui. Quindi questa perfezione di cui ci parlano, che insomma senti dire in giro, soprattutto nei colloqui, quando fai i colloqui con i professori, che sono un'esperienza per me di pre-morte, perché cioè, tu arrivi lì e io almeno personalmente sapevo già come sarebbe andata a finire. Però sentivo queste mamme che dicevano ah ma adesso il mio ha fatto questo, quell'altro, adesso vediamo se può entrare nei college americani perché è bravissimo. Io pregavo la Madonna della Consolata che passasse la maturità, quindi, e poi dopo insomma poi scoprivo che erano insomma fragili esattamente come i miei, perché meno male, perché è naturale che sia così, quindi non ci dobbiamo troppo preoccupare, anche nei colloqui con i professori, pazienza insomma. Devo dire che è molto bello leggerti, perché questo è un libro molto profondo che dice delle verità molto complesse, molto... Io ho pianto in diversi punti. Mi sono figli? Io ne ho una di quasi 6 anni. Amore, e sai quanta verità... Cioè, quando hai scritto il passaggio sulla febbre, che è il momento di massimo smarrimento per una madre che va fuori di testa, cioè tu guardi questo termometro che... punta 40 e tutte noi perdiamo la lucidità, iniziamo a impazzire, cioè, ci sono tante grandi piccole verità però raccontate con verità, appunto perché dici le cose, le dici chiaramente, però ci sai anche molto ridere sopra, e questo è fondamentale soprattutto nelle famiglie. Sì, sì, quello credo che sia. Ma ci sono dei momenti in cui non c'è veramente niente da ridere, però altri momenti in cui invece si sorride, si mette un po' in ridere. E anche, devo dire, la scrittura di questo libro è stata un momento anche di divertimento, perché io prima ho chiesto loro, ho detto io vorrei fare questo, perché ho pensato ma facciamo un racconto che non è vero, nel senso, lo romanziamo un po', poi... ho provato e non mi veniva, perché mi veniva proprio da raccontare la verità, e anche perché io sono così, cioè nel bene e nel male, infatti mi amano, mi detestano da morire, però racconto le cose come stanno, e quindi ho detto ma però chiediamo a loro, e loro mi hanno detto ma tipo adesso scrivo 20 pagine e poi ve le leggo, vediamo se vanno bene. Allora abbiamo cominciato così e ho continuato. Tante volte magari mi dicevano no, però questa cosa qua mettila così, no, quella no, quella non metterla. Oppure ma perché non hai messo quella roba là? Adesso per esempio l'altro giorno eravamo a tavola e Jordan dice ti sei dimenticata una roba pazzesca, ci siamo dimenticati. Dico che cosa ci siamo dimenticati? Ma ti ricordi quando ero piccolo che ti prendevo il telefono? Sì, mi prendeva il telefono e un giorno arrivo e lo vedo al telefono. Sì, sì, e si avvicina a me e mi dice Lu, c'è un certo Massimo Ranieri che ti cerca.
certo Massimo Ranieri, io volevo morire, perché loro sono stati in una comunità, in un paesino piccolissimo, quindi non avevano nessun tipo di conoscenza della realtà, ma tantomeno del mio mondo, quindi per lui era un certo Massimo Ranieri, io volevo inginocchiarmi e piangere l'idea che mi avesse chiamato Massimo Ranieri. Oppure un altro giorno lo becco che era lì che parlava sul divano mentre si grattava i piedi, sempre col mio telefono, e quindi Pippo, ti dicevo che secondo me, ma con chi parla? Con Pippo Baudo. E Pippo Baudo gliela raccontava, due pazzi scatenati, quindi queste sono cose che adesso quello non l'ho scritto perché ce lo siamo dimenticati, però ci sono tanti episodi anche divertenti, oltre a episodi profondamente dolorosi. Questa cosa delle febbri io non lo so, perché ci sono delle mamme che quando hanno i bimbi che hanno la febbre non si preoccupano, dicono no, ma la febbre è una cosa naturale. Io andavo giù di testa, perché i miei bambini sono arrivati che lui aveva 9 anni, lei ne aveva 11, quindi io non avevo l'esperienza precedente, no, non ero cresciuta insieme a loro, non li avevo tenuti nella pancia, non li avevo allevati quando erano piccinini, sono arrivati, boom, 9 e 11, quindi seconda media, quarta elementare, cioè tanta roba, quindi ho dovuto fare la mamma in fretta e furia, con le campus di Ronaldo, campus, scegli il meglio, cioè che devo fare tutto in fretta, chiedendo a tutte le altre mamme che cosa avrei dovuto fare, e ognuno diceva la sua, a volte proprio totalmente in contrasto, no? Quindi quando finalmente ho capito una cosa semplicissima, che ognuno fa come può, cioè fa la mamma come è capace, e la mamma la fa perché si porta dietro il suo bagaglio di figlia, di moglie, di compagna, di amica, di lavoratrice, quindi di tutta quella roba lì fa di te una persona e poi in secondo luogo una mamma, quindi ti porti dietro quella esperienza lì, per cui la tua esperienza è diversa da quella di un'altra, no? E io invece volevo assomigliare a quelle mamme che a me piacevano, però non ci riuscivo, mi sentivo frustrata. Quando finalmente ho capito che dovevo fare la mamma come ero capace, e soprattutto ho capito che l'unica cosa è mettersi davanti allo specchio la sera e dirsi ma io ho fatto tutto quello che ho potuto, che potevo, sì. Allora se dici sì, boh, fine, quella roba lì, stai facendo la madre meglio che puoi, non ci riesci perfettamente, sti cazzi, pazienza. Cioè non puoi fare più di così, perché poi di mezzo ci sono le persone, i bambini crescono, hanno dei caratteri, delle spigolosità e quelli non li cambi. Cioè tu vorresti, cioè pianti tulipani, crescono narcisi e dici che cacchio, ma io pianto tulipani, perché crescono narcisi? Poi guardi i narcisi e dici ma sai che c'è, tutto sommato mica sono così brutti. Forse sono anche meglio i narcisi dei tulipani, e quindi quando prendi coscienza di questo diciamo che tiri un sospiro di sollievo. Poi adesso non so che cosa succederà, perché questi sono ancora belli storditi, vediamo. Secondo me il tuo libro ha due funzioni liberatorie e fondamentali. Una l'hai già iniziata a dire molto bene, non è che una donna diventando madre assurge alla santità, si trasforma nella Madonna col bambino, è sempre paziente, è sempre sorridente, no, sempre disponibile. Restiamo delle donne e per fortuna. E nevrotiche anche un pochino. E sì, parecchio più stanche. Tu dici stanca, io ti sento sclerata. Io non ho mai spaccato tante cose in vita mia. Che ogni tanto proprio mi partono, adesso non più tanto perché sono più grandi, ma mi partivano delle briscole che ti dico che spaccavo tutto, cioè prendevo i piatti per non spaccare la testa loro, e infatti poi andavo dai casalinghi e la signora mi diceva ah ma di nuovo dei bicchieri, ah, ma avete proprio le mani di burro, mani di burro e palle d'amianto abbiamo, altro che. E l'altra cosa fondamentale, bellissima, che si dice poco, è che i figli
appunto non sono nostri, non sono un possesso, non sono la proiezione dei nostri desideri, e per fortuna, no? Noi li cresciamo perché loro diventino loro stessi, anzi dobbiamo fare il possibile perché diventino loro stessi, anche se devono disubbidire a quelli che sono i nostri ideali. E in questo senso tutti i figli sono e possono essere solo di cuore. Quest'idea della pancia che è importante, del sangue, del possesso, è proprio un'idea sbagliatissima che fa tantissimi danni. Ogni figlio è il tuo amore per lui e soprattutto per la sua fioritura, per la sua indipendenza, chiunque egli sia. Il fatto che siano anche degli sconosciuti, misteriosi, che ci fanno dannare, però ci mettono anche in discussione e quindi ci fanno cambiare, cioè tutto questo è la meraviglia, è il vero prodigio della genitorialità, che anche qui va ripensata, va raccontata diversamente. Quindi tu in realtà con questa tua esperienza, secondo me, puoi insegnare e aiutare tanto per ogni... No, oh, insegnare Silvia, no. Sì, no, invece insegni e fai anche dei discorsi sul tempo, sull'attesa, che sono fondamentali per essere una famiglia felice, no? Ed è difficile, ma una famiglia felice secondo me è soltanto A tratti felice anche lì. A tratti. Però se tu ti accetti. Però autentica. Esatto, autentica, è questa la parola giusta, che non è che noi ci pretendiamo. Noi impariamo a conoscerci, impariamo a convivere, e io devo dire che Jordan e Vanessa mi sono risultati molto simpatici, e attraverso il tuo sguardo, anche quando dici li avrei presi a sberle, sono davvero, si sente tutto il tuo amore attraverso questo racconto. No, quello è vero, ma grazie, mi dici delle cose molto belle, grazie. Ma sono vere. No, però questa cosa qua pian pianino la impari, perché io all'inizio con loro io volevo essere meglio della madre loro, cioè facevo di tutto per essere meglio, mi dannavo l'anima, dovevo essere di più, più brava, più capace, più presente, più accogliente, più empatica, più tutto. Uno sfinimento però, anche per loro, perché dopo un po'... quando l'amore diventa così pressante soffoca anche un po'. Infatti tutto sommato le nostre mamme, quelle della nostra generazione, non erano così presenti, e questo era positivo perché ci faceva crescere, perché avevamo un privato, una parte segreta, no? Invece adesso c'è una vicinanza con i figli a volte un po' soffocante. Quando ho capito questa cosa qua, però ovviamente tutte queste cose le capisci col tempo, perché se non l'hai mai fatto prima, magari quando sei al quarto figlio, allora forse la sai, ma quando sei al primo, già al secondo l'hai imparata di più, ma tutte e due insieme. Poi non era previsto che fossero due, cioè ovviamente noi abbiamo fatto il percorso per l'affido normale di un bambino o una bambina, boh. Poi quando le assistenti sociali mi hanno chiamato, mi hanno detto: guardi, abbiamo fatto l'abbinamento, dico bene, sarebbero due. E io ho telefonato a Davide e gli ho detto: Davide, siediti, dove sei? Sono in aeroporto, siediti. E gli ho detto: guarda che mi hanno detto che sono due. Ma due? Ma sono gemelli? No, sono fratelli. Spero che caschi l'aereo, mi ha detto. Così, boh, e siamo partiti subito con la frizione che fuma, no? E anche lì tutti mi dicevano: ma due, ma no, ma di no, aspetta, rifiuta, perché due, come fai col tuo lavoro, le tue robe, e poi non sei esperta, ma ti prendi subito un badò, si dice in piemontese, non so come si dica a Bologna, cioè un peso pazzesco. Però anche poi con Davide abbiamo detto: ma senti, ma se il destino ci ha detto così, ci sarà un senso? Cioè il verso delle cose non l'abbiamo capito, ma il senso c'è. E quindi perché proprio Jordan e Vanessa? Ma che ne so, potevano essere Luisella e Pino o Francesca e Franco. Insomma, loro hanno trovato noi e noi abbiamo trovato loro, quindi ci sarà un senso, per cui alla fine abbiamo detto ok, però è stata faticosa, due insieme. Infatti c'è una frase molto onesta che
dici, che hai pensato in questi anni, e sfido qualunque genitore a non averla pensata, che è: ma chi me l'ha fatto fare? Che secondo me almeno una volta nella vita, no, di fronte a capricci allucinanti, di fronte all'ennesimo casino, perché poi tu racconti anche appunto l'adolescenza dei tuoi figli, che è una specie di stagione infernale nello stesso tempo però incredibile, e quindi lo pensi e subito dopo scatta il meraviglioso senso di colpa, no? Sì, perché, per cui non siamo mai all'altezza, cioè da una parte perché mi sono ficcata in questa situazione e dall'altra ma non sono all'altezza, non ce la faccio, sono sempre sbagliata. Allora, secondo me, come se ne esce? Se ne esce come hai fatto tu, cioè raccontando la verità, anziché far finta, no, di essere tutte perfette, di fare a gara tra madri, che è la cosa più devastante che esista, no, il confronto tra madri, aiutarsi con la sincerità. Sì, sì. Vero. E poi anche prenderla un po' sul ridere, perché sennò veramente ci spariamo. Se vuoi leggo il pezzetto. Volentieri. Di quando siamo arrivati da loro in comunità, che dice così: alla fine è arrivato il giorno, quello del primo incontro, così atteso, così immaginato. I bambini ci aspettavano in un paesino dalle parti di Pavia. Questa era stata l'assegnazione fatta dai servizi sociali. Una piccola comunità di stampo religioso di circa 15 bambini in un minuscolo paese di campagna mai sentito nominare. Quei posti in cui finisci quando il navigatore impazzisce e ti porta in mezzo ai campi di Gran Turco e alle rotoballe di fieno. I nostri due pulcini non sapevano nulla di preciso, se non che sarebbero arrivati in visita due tizi, un lui e una lei. Boh, tutto lì. Più o meno quel che sapevamo noi. Due bambini, un maschio e una femmina, 9 anni lui e 11 lei. Stop. Il futuro era soli 150 chilometri. Davide radioso, io pietrificata. L'ansia che sentivo era quasi solida, pesava. Abbiamo girato anche un filmino, perché 14 anni fa si chiamava così, con una mini telecamera comprata per l'occasione. Capita ogni tanto di riguardarlo e non c'è volta che non mi commuova. La colonna sonora scelta da Davide, lui aveva un commento musicale per ogni viaggio, ogni destinazione, ogni momento saliente della vita, comprendeva Dalla, Stevie Wonder, Oasis e Jovanotti. Mi fido di te. Dottore, che sintomi ha la felicità? Bah, paura, misto batticuore, gola che si stringe, anima che si allarga. Forse fa male, eppure mi va, la giusta dose di incoscienza che ogni scelta si porta dietro. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. E se questo salto invece ci facesse spiccare il volo, quanti sé, quintalate di dubbi e tonnellate di timori. La vostra destinazione è stata raggiunta. Due educatori gentili ci accolgono nell'aia di una casa di campagna ristrutturata con cura. Ci sono dei bambini che giocano a rincorrersi. Quali saranno i nostri? Pronome possessivo. Ancora non li ho visti e sono già miei. Ci viene incontro un bimbetto grassottello, credo peruviano, con la faccia buffa e i capelli in piedi sulla testa, dritti dritti. Se è lui devo subito portarlo da un nutrizionista, penso. Così piccolo, non può essere già sovrappeso. Manco so se è lui e già mi organizzo per rompergli le palle. Non è lui. Peccato. Mi piaceva, guarda lei invece che occhi che ha, due gocce di pioggia, grigie e trasparenti, bionda grano, bella come un angelo. No, non è neanche lei. Mi giro di scatto. Pestandosi come fabbri, altri due raggiungono il cortile. Sono fratelli, sono loro, due facce da schiaffi da baciare. Mi viene da piangere, ma cerco di darmi un tono. Lui mi lancia uno sguardo distratto, è Davide quello che gli interessa. Così grosso, con quel bel sorriso aperto e le braccia piene di tatuaggi. Solo fatti col lago, perché Jordan era rauco quando era piccolo, infatti l'ho portato anche dall'otorino. Gli chiede: che razza di domanda è? Che cosa ne sa sto scricciolo rauco delle tecniche dei tatuatori? Che lavoro fai? Il batterista, dice Davide. Davvero? Ma di Max Pezzali? No, di Vinicio Capossela. Ah, non di uno famoso. Lei mi guarda, anzi mi scruta come un entomologo scruta un'afide. Io ti ho già vista da qualche parte. Ma può essere, rispondo vaga. Scuote le trecce. Se vuoi ti porto in camera nostra, vedi? Questo è il nostro letto castello. Mio fratello che è piccolo sta sotto, io sto sopra. Sempre una da piani alti, lei.
E se andassimo a farci una passeggiata, propongo. Mi pianta di nuovo gli occhi addosso, stavolta sono ancora più grossi e pungenti, due aghi da lana. Sai a chi somigli? A quella che fa la pubblicità del detersivo. Cedo, mi sa che sono io. E come mai sei venuta qui? Boh, volevo conoscervi. Ah, ma ci prendi tu? Vediamo, l'uso del vediamo, il procrastinare salvifico delle madri. Jordan e Davide ci stanno aspettando, c'è un raduno di Harley proprio oggi, che magnifica combinazione, andiamo a dare uno sguardo. Diciamo che in questo paese di poche anime e di un'unica piazza non abbiamo molte alternative. 20 passi e siamo nel pieno della movida. I centauri smarmittano e una nuvola di gasolio ci travolge. Molti mi riconoscono e mi salutano con fare familiare e Jordan cade fortissimamente dal pero. Non riesce a spiegarsi questo fenomeno, ma com'è possibile? Basito mi domanda con quel bell'accento pavese: ma li conosci tutti te? Ma come mai li conosci tutti te? Vanessa lo guarda schifata e gli tira un calcio di rappresentanza. Zitto, scemo, forse ci prendono loro, dopo ti spiego. Mi emoziona sempre. No, anche io, infatti mi è venuto, quando ero, sono arrivata là, mi è venuto subito da piangere, ovviamente, che non era proprio il massimo dell'atteggiamento. Davide era contentissimo, io una merda, cioè proprio, mamma mia, un'ansia. E poi l'ho avuta tantissimo l'ansia, tantissimo, per tanto tempo, perché mi sentivo, come dicevi tu, sempre non troppo adatta, no? Sempre sul punto di sbagliare. Poi Jordan era uno che mi ha fatto veramente vedere i sorci verdi, e ancora adesso non è che è proprio un assalto del paradiso. Quindi devo dire che tutto il periodo della scuola è stato un periodo faticosissimo, perché veramente ogni due per tre ne combinava una. Le ha fatte tutte, tant'è che a un certo punto io, che sono grande sostenitrice della scuola pubblica, l'ho mandato dai preti, perché ho detto solo loro, cioè non ho più altre possibilità, altre chance, proviamo l'ultimo, facciamo l'ultimo tentativo, che non è andato neanche benissimo quello, però sai, Don Bosco, e quindi pensavo che Don Bosco potesse aiutarmi in qualche modo, essendo andata dalle suore di Maria Ausiliatrice, e un po' mi ha aiutato, però insomma è stata dura anche lì. E, niente, però insomma stiamo andando avanti e le cose insomma procedono. La cosa divertente di Jordan è che ha una memoria prodigiosa, e mi piacerebbe leggere questo pezzettino perché fa ridere. La memoria di Jordan è prodigiosa, folgorante, una dote che a scuola lo ha sempre salvato. Bastava che ascoltasse la lezione del prof o leggesse una sola volta la pagina del libro e già la sapeva. Peccato non aprisse quasi mai il libro e quindi il miracolo stentava a compiersi. Come lui forse solo Cristina, la mia storica amica dell'oratorio, che ancora oggi sciorina in ordine cronologico i compleanni dei miei fidanzatini, di cui io fatico persino a ricordare i nomi. Anche Jordan si ricorda tutto, ma tutto, 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 che è anche la sua condanna, perché quando non ha voglia di fare una cosa che gli è stata richiesta e si giustifica dicendo «non mi sono ricordato», scatta all'istante il mandamento a quel paese. Sua sorella lo ha sempre odiato per questo. Vanessa ha la memoria di un pesce rosso, composta di vapore acqueo e nebbia. Non memorizza nulla, stenta persino a ricordarsi il suo indirizzo di casa. Non si ricorda, ma ancora adesso, non si ricorda una via, si perde per Torino sempre. Non distingue Corso Francia da Corso Vittorio. Guida l'auto benissimo, peccato che non abbia idea di dove stia andando. Jordan invece è un navigatore umano, ma la particolarità che aveva già da piccolo, che poi ha raffinato nel tempo e che tutte le volte mi fa ridere alle lacrime, è che non solo ricorda tutti i nomi delle vie, ma anche i nomi di battesimo dei titolari delle vie e persino la professione, se è segnalata nella targa, tipo via Carlo Vidua, esploratore, via Giulia Molino Colombini, pedagoga, via Riccardo Zandonai, compositore. Io quando era piccolo gli dicevo tipo: Jordan, preparati che stasera andiamo a cena dal mio collega Marcello. Ah, ok, dove abita? In via Mancini. Ah, certo, via Pasquale Stanislao Mancini, avvocato, giurista, politico e accademico italiano. No, ma poi, dico poi,
Davide era straconvinto che fosse o disturbato o posseduto. Invece, a dispetto delle pretese di suo padre batterista, che richiedeva in auto un ascolto devoto di musica di qualità che peraltro piaceva solo a lui, da Harry Rollins agli Steely Dan, Jordan non faceva in tempo a salire in macchina, che cominciava a leggere ad alta voce tutti i nomi delle vie, un misto tra una filodiffusione e la giaculatoria di un rosario. Via Eusebio Bava, generale. Via Gianfrancesco Galeani Napione, storico e letterato italiano. Via Guglielmo Res Romoli, dirigente d'azienda. Incamerava i nomi in chissà quale anfratto della memoria e poi snocciolava il suo sapere random. Di solito il meglio lo dava durante le cene, magari con qualche mio amico intellettuale o amica letterata. Lì mi faceva fare dei figuroni. Il professore citava, che so, Giannone, e Jordan a 9 anni tuonava: ma certo, Pietro Giannone, filosofo storico, 1676-1748. E i commensali trasalivano, lo guardavano esterrefatti e mi sussurravano all'orecchio: tuo figlio è un genio. E io pensavo: no, è un taxista. Sono passati 14 anni da allora e io, Jordan, con tutto il bene sconfinato che gli voglio, non l'ho ancora capito. Soprattutto non ho chiaro se è disturbato, se è posseduto o se è davvero un genio. Senti, fai tanto ridere perché i tuoi figli sono stupendi e tu li racconti molto bene e quindi fa ancora più, è ancora più struggente, è ancora più commovente il fatto che la storia è molto complessa e che tu davvero in maniera, cioè con l'anima nuda e sì, e l'anima nuda è una bella immagine, esattamente così. È un enorme coraggio, forza e enorme, perché ce ne vuole, tu sei andata incontro a questa sfida universale, cioè occuparsi della felicità di un altro, quando chiunque non è all'altezza di affrontare una simile sfida, e lo hai fatto incontrando due bambini che venivano da un'altra storia, che non era appunto la storia che avevi potuto iniziare tu come volevi tu, ma hai fatto i conti con una storia di grande sofferenza, di grande dolore. E io proprio la pagina su cui mi sono fatta questo pianto devastante è quando tu appunto accompagni in questi incontri protetti con la madre biologica i tuoi figli, e voi immaginate già quanto possa essere complicato, difficile aiutarli in questi momenti, e a un certo punto in uno di questi incontri, e da quell'incontro in poi per sempre, questa madre sparisce. E tu letteralmente raccogli i cocci di cuore, ti misuri con questo vuoto tremendo che hanno i tuoi figli dentro l'anima, e sai che non lo puoi riempire perché nessuno può riempirlo, però sai che sei tu la persona, tu insieme al tuo compagno, sì, che di quel vuoto dovete fare un nuovo inizio, un riscatto. Ed è meraviglioso, perché poi insomma tuo figlio si è tatuato la tua data di nascita, quella della sorella e quella del papà, sulla sua pelle, proprio a dire: ho trovato una famiglia finalmente. Sì, sì, quello sì, quello quando ci sono dei bambini, c'è qualcuno che, sì, ci sarà qualcuno qua che è genitore affidatario? Bene. E non so, avrete fatto come ho fatto io, ma io ho freddo, mi date la maglia che la metto a spalla. Gli incontri nel luogo neutro, praticamente quando ci sono ancora, c'è ancora un genitore, perché di solito, grazie, quando i bambini sono in affido è perché appunto la famiglia non può più occuparsene, ma di solito c'è ancora o il padre o la madre, di solito ce n'è uno solo, e anche questo non è più in grado di occuparsi bene del figlio. Allora Però giustamente i servizi sociali prevedono l'incontro con questo genitore naturale in luoghi che si chiamano luoghi neutri, che è una dicitura abbastanza infelice, devo dire, perché neutro come garanzia di amore, di attenzione, è una roba un po' strana. Comunque in questi luoghi neutri, che sono di genere abbastanza brutti, almeno quelli che ho frequentato io erano abbastanza brutti, i bambini incontrano nel mio caso la madre naturale, e c'è sempre presente un operatore che assiste a questi incontri.
assiste e controlla che l'incontro non sfoci nel conflitto, che non vengano dette delle cose troppo pesanti, insomma un po' vigila sulla situazione. Ecco. E quindi loro hanno incontrato per un po' di tempo, ogni 3 settimane, prima facevamo il colloquio con la psicologa e poi hanno incontrato la mamma. E in uno di questi incontri la mamma ha detto che aveva visto un UFO. E quindi poi loro, affascinatissimi, tutte le sere salivano in terrazzo in pigiama a vedere se c'erano sti UFO. Allora, il primo giorno, la prima sera, vediamo, e non c'è, non c'è, vabbè, andiamo a dormire. Seconda sera, non c'è, andiamo a dormire. Terza sera, gelava, inverno, questi erano in pigiama, rischiavano la polmonite. Ho detto, guarda, la mamma si è sbagliata, si è confusa, ha visto un corvo, invece le ha pensato che fosse un UFO, invece era un corvo. Vanno a dormire, io poi prendo l'iPad, cerco avvistamento UFO. Minchia, ma tu digita avvistamento UFO, li hanno visti tutti sti UFO. Cioè, ma io non ho mai visto tanti avvistamenti di UFO, cosa ho detto? Già lì mi sono fatta una figura. Poi, andando avanti, questi incontri continuavano ad esserci, ma lei non si presentava perché non voleva la presenza di un operatore, non voleva che questo operatore assistesse a questi incontri. Però questo era dolorosissimo, perché vuol dire che lei non si presentava. Quindi tutte le volte arrivavamo lì carichi di aspettativa, soprattutto lei, perché mia figlia era veramente legatissima alla madre, e non c'era. Quindi poi tutto questo io l'ho fatto a Milano, perché io abito a Torino, però per avere un minimo di privacy, no? Perché a Torino veramente sanno tutto, sanno anche dove abito, quindi... l'affido l'abbiamo fatto a Milano e quindi poi io li riportavo a casa ed erano veramente a pezzi, cioè erano proprio devastati. E quindi all'ennesimo buco, alla fine, insomma, la madre naturale è stata messa davanti a una scelta e le ha detto no, va bene così, no, io li voglio vedere da soli, sono niente, e quindi niente. E quindi è finita che loro sono rimasti con noi. Però quei momenti lì sono momenti dove tu non puoi fare niente, essere semplicemente presente, dare tanta Nutella, gelati, vedere cartoni animati, andare al cinema, giocare a pallone, fare quelle robe lì, perché tanto quel buco lì nel quale cadono e ricadono e cadono ancora adesso, cioè non è che non smettono mai di cadere, non si... Tu madre affidataria o anche madre adottiva non lo riempi quel buco lì, però se sai che c'è ci fai i conti e tieni forte la mano del bambino quando lo vedi che sta già per di nuovo andare giù e te lo riporti su, però sai che più di tanto non riuscirai mai a ripianare quel buco lì, e questo è anche una roba che impari col tempo. Poi questa esperienza insegna forse una verità molto universale, cioè che i figli arrivano per loro stessi, non per tappare i nostri buchi, i nostri vuoti, sono loro, e il movimento è da noi a loro senza chiedere niente in cambio, anche questo è l'amore genitoriale. Sì, devo dire che anche questa cosa qua per me non è mai stata, non ho un figlio quindi... ne adotto uno, piuttosto faccio l'affido, è proprio partito da ma a me interessa quella cosa lì, ma mi interessava già da piccola, poi era un movimento anche molto sociale, no? Però poi quando cominci a viverlo ti accorgi che invece loro non hanno tanto bisogno di tutta sta roba sociale, hanno bisogno di una mamma e di un papà. Poi noi in famiglia abbiamo avuto la sfortuna che Davide si è ammalato e si è ammalato gravemente, è ancora ammalato gravemente, purtroppo la sua presenza non c'è più, e quindi questa cosa qua è stato un altro lutto che loro hanno dovuto affrontare e abbiamo dovuto affrontare tutti e tre, perché insomma anche io l'ho dovuta affrontare questa cosa qua, e la sfiga della vita capita,
E quindi niente, ma andiamo avanti, non parliamo di questo. Luciana, forza, che sei una roccia, perché se no non avresti scritto un libro così pieno d'amore, di forza e di verità. Ma e poi, insomma, questo libro c'è anche dentro gli animali, perché ogni tanto ti racconto come fanno le mamme animali nel mondo animali ad allevare i loro figli. E questa cosa qua a me piace perché sono molto curiosa, non sono una scienziata per niente, ma mi sono incuriosita perché ho detto: ma io voglio vedere cosa fa l'istinto, cioè la cosa proprio naturale, cosa fanno le madri in natura. E mi sono innamorata di questi animali, di queste madri che fanno delle cose una diversa dall'altra, ma di un amore sconfinato per la maggior parte. Cioè, non so, vabbè, il polpo lo sappiamo tutti, che poi fa la guardia alle sue uova fin quando non schiudono e muore perché non mangia, quindi una volta che ha partorito muore. Oppure, che ne so, le giraffe, che sono veramente animali sociali al massimo e modernissimi, perché fanno delle specie, come la chiamiamo noi, banca del tempo, nel senso che con le altre mamme si mettono d'accordo e a turno una mamma fa la guardia a tutti i cuccioli e le altre mamme vanno dal parrucchiere a fare la spesa e guardarsi due vetrine. La serpentessa che prende il sole per scaldarsi, pur essendo un animale a sangue freddo, per scaldare le sue uova, e a volte si cuoce, muore bruciata perché tanto è il calore che ha accumulato per far schiudere le sue uova. Tutte tranne il cuoca, che è un marsupiale, che dicono che sia l'animale più felice del mondo, che se voi lo vedete ha quella proprio faccia così, che è una merda assoluta, perché lei, nello specifico, fa un cucciolo per volta, lo tiene nel marsupio, quando arriva il predatore, lei invece di scappare cosa fa? Prende il cucciolo e glielo lancia, come dire, mangiatelo, tanto così, perché io valgo, perché così... Perché il ragionamento è: ma se tanto uccide me, poi il cucciolo non può sopravvivere, quindi faccio che dargli il cucciolo come appetizer e poi io scappo e quindi mi salvo. Questa è l'unica femmina veramente strong dell'elenco. Luciana, mi hai... rubato l'ultima domanda, o meglio anticipato. Intanto si sono fatte le 7, quindi volevo però tornare su questa cosa che ho trovato molto bella, perché il racconto molto sincero, viscerale, intimo che fai, anche molto divertente, bisogna dirlo, anche nei momenti più tragici, perché Jordan penso che conquisterebbe chiunque di fidanzate, capisco perché sì, ne ha avute così tante. Ma lo mollano tutte, non ti preoccupare. No, figurati. Questo racconto molto personale è intervallato da racconti di, appunto, di maternità altre. Allora, siccome spesso si fa ricorso alla natura, di cui io tra l'altro diffido molto perché sono più fan della cultura, però la natura, no, come un assoluto, e tu proprio attraverso gli animali, la natura, sfati un mito, che però è un mito pericoloso, cioè che esiste la maternità. Non è vero. No. Esistono le maternità, tante maternità quante noi siamo, e viva l'imperfezione, no? Viva la pluralità. Sì, sì, infatti questo è un grande insegnamento che ci danno gli animali, che sono, cioè, hanno modi di intendere diversamente la maternità e altrettanto interessanti e arricchenti, quindi in mezzo a tutto questo racconto di verità ci sono anche tutti gli animali. Ci tengo molto. Aspetta, volevo leggere qualcosa di Vanessa, perché Vanessa per esempio si innamora tantissimo, sempre, continuamente, ma delle persone più sbagliate che tu le vedi già, cioè io le vedo già che non andrà a buon fine, però non posso dirglielo perché sennò mi ammazza. Ah, anche questo è carino. Di Vanessa: mi spelacchiano i nervi quelli che di prima mattina conciolano, mentre il sole fatica ancora a tirarsi su, loro hanno già la pila carica al 100% e parlano. Il brutto è che non parlano da soli, parlano a te e pretendono pure che li ascolti, reclamando uno scambio possibilmente veloce e vivace alle 7 di mattina. Lo scambio vivace. Vanessa è una di quelli.
Io sono lì in cucina all'alba, sgorbia, naufraga di una delle tante notti poco dormite, la caffettiera sul gas che borbotta anche lei, ed ecco che arriva RTL in forma umana e quel minimo di pace si sfarina in un attimo. Contando che l'outfit per la mia fata è imprescindibile, le domande sono mediamente di questo tenore. Ma secondo te i capelli me li devo legare oppure li lascio sciolti? Che dici, meglio jeans o leggings? Che cosa mi metto, scarpe da ginnastica o tronchetto? Attenzione, sempre in forma di quesiti referendari ai quali non ti puoi sottrarre. Il tutto condito con un brio che ha del miracoloso. Forse Vanessa secerne una sorta di cocaina naturale che la schizza appena mette piedi fuori dal letto, se no non si spiega. Ma fosse questo il peggio, quello arriva solo con la seguente frase: ma sai cosa ho sognato stanotte? Ed è questo il punto di non ritorno, perché di colpo mi si sganciano i circuiti neuronali e salta tutto. Blackout. Dopo le prime due frasi il mio cervello va in stand-by. Detesto chi mi racconta i sogni. Già fatico ad ascoltare le parole che hanno una logica, figurarsi a seguire delle trame oniriche prive di qualsiasi costrutto. I sogni di Vanessa sono film di Lars von Trier, dove stanno mescolati bambini senza testa, nani senza mani, gatti senza piedi, incendi devastanti, ali piumate che la schiaffeggiano, grossi vermi, missili atomici e molto, molto, moltissimo fumo. Ma non fumo di canna, che spiegherebbe in parte il delirio. Fumo fuliggine, cenere volatile e nebbia cupissima. Anche fanghiglia che cade dal cielo, giusto per non farsi mancare niente. E poi sono tutti sogni lunghi. Non ho sognato che brucavo cicoria in un campo con quattro mucche. No, delle mezz'ore di sogno, con tanto di specifiche. Ero in un campo di cicoria dell'Illinois. Ah, e come lo sapevi che era l'Illinois? C'era un cartello. Ah, con scritto grosso Illinois? Esatto. Stavo brucando con quattro mucche frisone, Laila, Sami, Ursula e Cora. Più indietro, sullo sfondo, cinque pecore merino, Millie, Toma, Anastasia, Marmalade e Wanda. E avanti così, dettagli su dettagli che manco in un quadro fiammingo. Ero in un atollo della Polinesia. Ah, ci sono gli atolli in Polinesia? E certo! Ma secondo te? Ma certo che ci sono gli atolli in Polinesia, sei un analfabeta d'andata e di ritorno. E così fino allo stremo. Vanessa con la sceneggiatura dei suoi sogni potrebbe tirar su una serie di Netflix minimo di 6 stagioni. Poi quando ho finito di ingurgitare l'ultimo pan di stelle e di raccontare il frame finale di un sogno, cioè quando lei viene rapita da un indigeno della Papua Nuova Guinea che la carica su un carro e la porta da Zara, va a lavarsi i denti ed esce. E io sono già colpita e affondata, avverto una sensazione strana come se mi sanguinassero le orecchie. Ma ecco alzarsi un borbottio lontano e sinistro. Si è svegliato Jordan, il mio piccolo Bambi. Torvo, un paesaggio di Turner, smadonna perché non trova le mutande pulite. Ha come al solito sbagliato cassetto, ma non mi pare il momento giusto per farglielo notare. E sono solo le 9. Fine pena mai. Grazie per questo regalo che davvero ci hai fatto, perché questo libro è un regalo. Io prima di lasciarti... Forse ci sono delle domande, se c'è qualcuno che vuole chiedere delle cose, no? Che dici? Sì, certo. No, il titolo Io mi fido di te, vabbè, a parte che era nata dalla canzone di Jovanotti, però secondo me è proprio il centro focale del libro, perché... Tutte le relazioni umane e affettive si basano sulla fiducia, cioè io mi fido di te e so che tu non mi farai mai del male. Invece i ragazzini in affido, anche quelli magari non in affido, hanno sempre timore che tu li freghi. Cioè, se non già stato abbandonato una volta, è possibile che tu mi riabbandoni un'altra volta. E quindi che cosa fanno? Tirano la corda all'infinito, sempre di più, per vedere se questa corda tu la tieni o si spezza. E tante volte ti bruciano le mani, perché questa corda, a forza di tirarla, ti fa male e tu non sai come fare. E tante, per esempio, mio figlio diceva: basta, io non ce la faccio più, io, che famiglia, sono finito. Dicevo: beh, in effetti non è che sei proprio finito in una famiglia meravigliosa. Io vado in comunità, io torno in comunità, mandami in comunità, non ti vado bene così come sono.
Ho preso 4, ho preso 2. Non ti soddisfo come figlio? Rimandami in comunità e lì tu devi veramente contare. Cioè, sai che ti viene voglia di dire, sai che c'è? Sai che mi hai rotto tantissimo il cazzo. Cioè, veramente, io non ne posso più di te. Perché così, e forse questa è la sincerità che diceva Silvia, no? Cioè, la verità è che quando fanno così, tu li avrei appesi al muro e poi pian pianino dici, va bene, dai, adesso lui sta provando a vedere se tu reggi, no? Se tu ce la fai. E quindi tu pensa a questa cosa qua. Oppure una volta, per esempio, ha preso il vocabolario e mi ha detto, leggi, leggi cosa vuol dire mamma, leggi, leggi qua sopra, che non sei capace tu, non sei capace, cosa vuoi fare la madre? Perché lui rispetto a lei è molto più tosto, no? E quindi io, quando tu vivi delle esperienze così, dici, porca miseria, magari, intanto ho ragione, perché magari non sono così brava, e poi fai fatica e ci metti del tempo a riprenderti, no? Perché poi loro hanno queste botte, magari anche i figli naturali, no? Fanno tutte queste sceneggiate, dicono delle parole tremende, che io piuttosto che pronunciare delle parole così mi ammazzo, poi dopo gli passano, non si ricordano neanche più che cosa ti hanno detto, tu invece sei morta, proprio devastata, devi andare 30 ore in analisi sdraiata così perché non ce la fai. Allora poi ho guardato nel vocabolario bene e ho letto una cosa che dice lo Zanichelli, che le madri amano incondizionatamente, che è un avverbio meraviglioso, perché incondizionatamente ti dà la misura, cioè che non c'è misura. E quindi è questo, secondo me, il segreto dell'amore per i figli, amarli incondizionatamente, anche se sono dei testoni, anche se fanno esattamente l'opposto di quello che vorresti che facessero, anche se non saranno mai quello che vorresti che loro fossero, però li devi amare lo stesso, così, incondizionatamente. E forse quella volta che mi ha scagliato il vocabolario addosso dicendo leggi che cosa vuol dire madre, forse lì mi ha insegnato una cosa che non avevo previsto, cioè l'incondizionatamente. No, proprio scagliato no, però... Va bene così? E poi ce ne restano 1000? Grazie, grazie Silvia Vallone. Ciao.